Io non so davvero che dire. Cioè. Ehi tu, ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di Underrated Singers. Se sei nuovo sul canale, Underrated Singers è un format dove ogni nuova puntata porta un cantante sottovalutato o comunque poco conosciuto per farlo conoscere un po' di più. Ok, detto questo, il cantante di oggi è Jay Watford. Se non sbaglio è australiano. E l'ho conosciuto parecchio tempo fa, qualche anno fa. L'ho scoperto un giorno perché stavo scorrendo nei video di YouTube e tra i consigliati, come sarà sicuramente successo anche a te, mi è comparso uno di quei video di X Factor dove fanno vedere quei ragazzini super talentuosi che stravolgono il pubblico. E in pratica c'era appunto questo Jay Watford, se non sbaglio con una chitarra, che era praticamente un bambino, però aveva una voce pazzesca, super acuta e niente, da lì mi sono incuriosito e sono andato a cercarlo. E niente, mi è subito piaciuto, a me piacciono molto queste voci super acute. Poi dopo un po' di tempo, e dopo che non l'avevo ascoltato per qualche anno, lo sono andato a ricercare e ho scoperto che era cresciuto e la sua voce era cambiata tantissimo, era più bassa e la cosa mi ha totalmente stravolto. Jay Watford, diciamo, per quanto mi ricordo, faceva musica pop, anche se ultimamente mi sembra che ha cambiato un po' genere, anche se non ho ascoltato molte delle sue nuove canzoni. Ora, proprio oggi è uscito un suo nuovo video musicale di una sua nuova canzone e non so veramente che aspettarmi perché con lui ho questa cosa che magari lo ascolto per un mese, tantissimo, e poi magari per anni non lo ascolto più e poi lo vado a riprendere, quindi sì, è un po' così con lui. E quindi non so proprio cosa aspettarmi. Senza perderci in chiacchiere, direi subito di andare a vedere questo video musicale che è della canzone Honestly. Quanto è cambiato anche il tatuaggio sul braccio. Been wrong too many times, yeah, love is a crime. Run around like I'm blind. Searching for reasons, looking for purpose, yeah. Been wrong too many times, yeah, love is a crime. Been hiding behind my pride. Bella la location estiva o comunque col sole, mi piacciono molto queste location così. Sound sicuramente cambiato, prima era molto più pop, adesso è totalmente stravolto, però mi piace come cosa. Mi ricorda un po' Drake di Sound. Ah, ok, non conosco questo rapper, però mi sembra bravo. Just for the night only, it's more than cause me. Honestly, we both think it in all that a part of me just wants to see the scroll, let me learn how to touch. Kiss, caress your girl, let me show you. Anche di stile è molto cambiato. Nel senso si ha migliorato il suo senso di stile. Si è fatto un sacco di tatuaggi nuovi. Prima non ne aveva nessuno. Everybody wanna know, no now, but nobody wanna slow, slow down there. Molto orecchiabile, sembra una di quelle canzoni che ti entra subito in testa. Anche nei modi di fare, nel modo di gesticolare è cambiato molto. Irriconoscibile. Poi quando avete tempo guardatelo prima e dopo e vi accorgerete del totale cambiamento. Questa cosa che sta con la ragazza, non so, mi fa molto As Long As You Love Me di Justin Bieber, però ovviamente il sound della canzone e tutto il resto è molto diverso. Molto
orecchiabile, molto estiva, molto... E anche per ballare sembra una bella canzone. Io non so davvero che dire. Cioè, è totalmente cambiato e... Ci sono un attimo rimasto impietrito perché non mi aspettavo tutto questo cambiamento. Sia nel sound, lo stile, come si muove, i tatuaggi. Non, è veramente cambiato tantissimo, come è giusto che sia quando si cresce, ovviamente. Però, sai, quando si parla di cantanti, ogni volta ci rimani perché comunque ti fai un'idea del personaggio e poi viene completamente stravolta. Beh, è una cosa figa, è bello che comunque vedo che musicalmente si evolve, cioè non rimane magari sul pop perché sa che fa numero. E di questo sono molto contento. Mi piace molto l'atmosfera del video, con queste, anche con questo, diciamo, alternarsi tra, diciamo, un look più estivo, passando invece a un look più vigginoso. E sì, che altro dire, davvero un bel video, mi è piaciuto molto. Sicuramente darò un'occhiata, magari se è uscito il suo album darò un'occhiata alle canzoni. Questa penso me la scaricherò perché mi piace molto. Questo era tutto quello che avevo da dire su Jay Whiteford. Se pensi che questo cantante ti possa interessare, lascerò in descrizione il link del suo canale. E niente, se questo video ti è piaciuto, mi aiuterebbe tantissimo se lasci un like, commenti o ti iscrivi attivando la campanellina. E se pensi di conoscere qualche cantante che a parere tuo merita molto e che non è troppo conosciuto, sentiti libero di scriverlo nei commenti e sarò felice di andare a dargli un'occhiata e magari farci un video. Per oggi ho detto tutto e noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!